Consigliere Caccioni questa sera ha ribadito dell'optimum che sarebbe la giunta a 6 con il settimo eventuale assessore esterno, soprattutto ha detto voglio prendermi qualche giorno di riflessione, una posizione che ci sembra un po' diversa rispetto a quella di Falasca. Ma innanzitutto esprimo la mia delusione perché oggi speravo di vedere appunto la giunta nuova a 6 o a 7 a fianco al sindaco come d'accordi presi in precedenza, purtroppo non è stato così. Io ripeto, al di là dei vari numeri 6 o 7, noi abbiamo anche detto al sindaco se deve chiudere la quadra possiamo farla benissimo a 7, però magari di nominare un esterno di alto spessore tecnico, culturale, quello che vuole lui. Per noi a 7 va anche bene. Quindi comunque la posizione di Caccioni è vedere comunque i provvedimenti, eventualmente votare questi punti programmatici e vedere soprattutto quello che succederà in questi giorni e vedere questa giunta. Sul programma io non discuto, sono quelli, vanno condivisi e via di seguito. Io mi prenderò ulteriori giorni come sindaco, aspetterò il varo di questa giunta a 7 come ha detto lui e dopodiché rifletterò sul da farsi. A voi fondamentalmente non sta bene il terzo assessorato a Futuro Inn, cioè questo ormai è chiaro, quindi se non toglierà quel terzo assessorato Caccioni di fatto non rientrerà in maggioranza. Sì, diciamo è vero questo, anche perché i conti sono stati sempre fatti col manuale Cencelli e appunto per evitare questo abbiamo richiesto il settimo assessore esterno per far contento un po' tutti.